Marasaki alla Sciorba, una domenica all'insegna del nuoto giovanile con il Memorial Agosti, Coppa Sharon Wolf, un successo importante sul fronte organizzativo, soddisfazioni per tanti. Sì, soddisfacente, è chiaro che i numeri sono sempre bassi per forza perché bisogna rimanere con i numeri contingentati e quindi però siamo soddisfatti. Ecco, hanno partecipato praticamente tutte le società liguri, resta una tappa importante perché è una gara in più che i ragazzi possono fare per qualificarsi poi per i campionati di Roma, campionati estivi. Un'occasione per ricordare due personaggi che troppo presto hanno lasciato Genova Nuoto. Sì, abbiamo fatto all'inizio, era solo Trofeo Agosti, che è un ragazzo che nuotava con noi, ha nuotato per tanti anni, ha fatto l'istruttore, il master e dopo una gara master si è addormentato, non si è più svegliato. Una famiglia stupenda e non si poteva non dedicargli in memoria un trofeo. E purtroppo, perché quando succedono queste cose non è mai una cosa bella, e purtroppo anche la Coppa Wolf, Sharon, anche lei è stata una nostra atleta, ha fatto l'istruttrice, era molto brava anche a disegnare, dipingere, infatti la vaschetta sotto è dipinta proprio con i disegni che aveva fatto Sharon, e anche per lei chiaramente ci sentivamo obbligati a organizzare una gara in sua memoria. Grande l'impegno organizzativo, non solo attraverso questa manifestazione, ma precedentemente anche con il trofeo del Gabbiano. Grande anche l'impegno della promozione del nuoto. In un periodo come questo, segnato dal Covid, con tante difficoltà, lo staff tecnico e la dirigenza hanno fatto fronte comune per venire incontro alle famiglie, per fare in modo che insomma tutti i ragazzi e le ragazze potessero rimanere legati alla Genova Nuoto e allo sport in generale. Sì, l'anno scorso è stato terribile, non ci sono state praticamente gare, c'è stata una garetta quasi ridicola a livello regionale proprio per finire la stagione. Noi da quando si è potuto iniziare, sembra che fosse stato verso maggio, a nuotare abbiamo continuato, non abbiamo mai smesso. Praticamente adesso i ragazzi sono anche un po' stanchini perché hanno fatto giusto la settimana di Ferragosto l'anno scorso. Però vuol dire tenere assieme i ragazzi anche quest'anno che di nuovo è stata dura, non potevano andare a scuola. Infatti in piscina frequentavano più forse degli altri anni, proprio la voglia di stare assieme. Anche perché l'impegno del Genova Nuoto per garantire quello che è il ricambio generazionale è massimo anno dopo anno. Sì, per forza, devi sempre andare avanti e ogni annata deve avere, dove si spera ogni annata di trovare qualcuno, perlomeno un buon atleta, va a fortuna trovare una figura eccellente, come per esempio potrebbe essere trovare Martina un tempo, ancora prima la Medori e per ultimo Alberto Razzetti. Martina Carraro, Alberto Razzetti andranno alle Olimpiadi di Tokyo, dove Marasaki già è stata qualche anno fa per partecipare alle Olimpiadi. Quale consiglio puoi dare loro, soprattutto Alberto che sarà la prima esperienza olimpica? Beh, Alberto purtroppo, perché Martina ha già fatto le Olimpiadi scorse, quindi esperienza e anche Olimpiadi diciamo normali le ha già fatte. Per Alberto quest'anno purtroppo sarà un'Olimpiade un po' strana, perché pare che non ci sia assolutamente pubblico, loro saranno in una bolla. Il bello dell'Olimpiade, più bello, quello che ti rimane il ricordo, è proprio la sfilata, la gente sugli spalti, cioè sono esperienze bellissime. Quest'anno però comunque rimane sempre un sogno poter partecipare, ecco. Per tutta la nazionale di nuoto insomma le ambizioni saranno importanti. È una nazionale fortissima, con anche appunto ragazzi giovani come Alberto e anche qualcosa più giovane. È una nazionale che punta molto in alto, come è stato poi, se ti ricordi, noi abbiamo fatto il migliore durante il Sappio, i migliori europei di sempre, i migliori mondiali di sempre. L'anno scorso volevamo fare le migliori Olimpiadi di sempre e poi purtroppo abbiamo dovuto rinviare, annullare l'edizione dello scorso anno. Però penso che, facciamo scaramantico, però penso che saranno le migliori Olimpiadi di sempre.